Hello guys e bentornati in questo nuovo video. Oggi vi porto il commentary della finale dell'Open della Grecia che c'è stato ieri. Quindi torneo molto recente, primo torneo grande dopo l'uscita della Ballist e dopo l'uscita Elede. In questa finale troviamo Tenpai Dragon contro Buster Blader. Visto che Buster Blader è un deck Mario non troppo conosciuto, vi porto le carte principali e i loro effetti principali, in modo che possiate seguire un po' meglio il gameplay. Comunque, volete leggere tutta la carta, leggetela pure. Il combattente cucciola il soldato spada di istruzione. Sulla normal ci va a cercare una carta spada di istruzione dal deck e in genere andiamo a cercare il prologo. Il prologo è una trappola e quando l'attiviamo ci manda di costo al deck al cimitero un mostro combattente lame, che è praticamente il brick del deck, e anche memoria e spada di istruzione dal deck al cimitero, per evocare special dal nostro extra deck o cimitero un combattente drago, che poi verrà distrutto durante la nostra prossima infesa. Il combattente drago principalmente rende tutti i mostri dell'avversario tipo drago. E voi direte, ma che me frega di far diventare tutti i mostri drago dell'avversario? Perché ci importa, perché memorie, spada di istruzione, che è la carta abbiamo mandato prima di costo al cimitero, possiamo bandirla dal cimitero, rapida perché è una trappola, per evocare tramite fusione un combattente lame, l'ammazza draghi soldato spada, bandendo i materiali necessari dal nostro cimitero. Questo ciccione qui che fa? Si pompa di 1000 attacco difesa per ogni mostro drago controllato dall'avversario. Fa piercing quando picchia un mostro in posizione difesa. E inoltre mette in posizione difesa tutti i mostri drago controllati dall'avversario. E i mostri drago controllati dall'avversario non possono attivare i loro effetti. Quindi abbiamo in pratica, se abbiamo tutti e due sul terreno, ecco questa combo appunto ce li abbiamo. Abbiamo fatto una lock di Baguska che non può essere outata da Spiritual Knight, quindi una lock molto più forte che mette oltretutto l'avversario su un timer, perché questo tira dei belli schiaffoni. Il tutto tra l'altro può essere condito anche da una lock con il combattente Drago Spada di Istruzione, che locka completamente l'avversario fuori dall'extra deck. Tenpai Dragon 8-0 ragazzi, deck nuovo appena uscito a Lede. Vedremo che inizierà 3-2 contro Buster Blader, che è un deck che non vediamo da veramente tanto tanto tempo. È sicuro una sorpresona per questo torneo. Inizia quindi l'Adas con Buster Blader, settando una carta, il che non è rassicurante. Due settate più Regained scoperto, una board non molto minacciosa. Tenpai che tutti cappa contro full board, figuriamoci con due set e basta, però vediamo. Vediamo se Mario una di quelle due set è il prologo. Comunque parte con Prosperity, rivelando 6, quindi un Fadra, un Crossout, una Ash, anzi due Crossout, un Imperma e una Rivalità anche. Quindi nessuna carta per rompere la Becro, decide di prendere Rivalità, quindi un piano B se qualcosa va storto. Ci può stare, attiva la terreno, la gira solo, la mette solo scoperta e fa la normal summon di Paidra, che sulla summon aggiunge una magia o trappola sangue, ne aggiunge la rapida. Tra l'altro per adesso i mostri drago fuoco controllati da Vis Santos, lo chiameremo signora S, sono immuni agli effetti attivati dell'avversario perché c'è la terreno che protegge. Decide di attivare la terreno per aggiungere mostro Tenpai e poi scartare una carta. Mannaggia questo riflesso che non ci permette di vedere la carta. Comunque è un Chundra, ok. Adesso scarterà una carta, probabilmente quella Prosperity in più. Scarterà una carta. A quanto pare non ha scartato niente, si è dimenticato. Speriamo se ne accorgano presto. Comunque evoca special il Chundra. E arriva il Daruma Cannon. Daruma Cannon attivato in main phase. Voi direte, ma il Daruma non copre tutto? Sì, ma siccome i mostri controllati dal signor S sono immuni agli effetti attivati dell'avversario, è costretto a mandarli al cimitero perché non vengono coperti. Poi attiva la rapida. Immagino sia entrato ormai in battle phase, perché aggiunge ed evoca il Fadra, che viene evocato special. Quindi adesso i mostri non sono più immuni, i mostri del signor S, e si sono resi conto che non ha scartato una carta per la terreno. Niente grave. Comunque non so se si prenderà un warning o qualcosa del genere per una piccolezza così, perché cambia poco. Alla fine era una seconda prosp. Vediamo quando risolvono. Ok, hanno risolto. Ha picchiato comunque con questo Fadra, che si becca una droplet. Una droplet che scarta una delle trappole. Non penso sia il prologo, penso sia la trappola per fusionare. Viene risposta a questa droplet crossout, perché viene scartata su una trappola, quindi si può rispondere a un crossout e chiamo droplet che nega questa
ultima interruzione perlomeno sul board. Non so se ci sono delle entrap nelle mani Ladas, ma siamo in battle, non c'è veramente niente, penso che lo possa salvare. Quindi picchia con Fadra, rievoca Chundra, picchia con Chundra ed evoca il signor Pydra da deck. Quindi ormai abbiamo tutti e tre i body e possiamo continuare, penso, con questo DK. Vediamo se sarà ininterrotto, ma non penso ci sarà molto a fare. Picchia con tutti. Attiva l'effetto per sincrare. Synchro 7. Va di Biden Dragon, che sulla summon rievoca un altro Tempai Dragon da cimitero. E porta su di nuovo il Fadra. E continua a picchiare. Picchia con quello. Picchia col Biden. Picchia con Fadra. Effetto per sincrare rapido. Vi ricordo che tutti gli effetti per sincrare sono soft once per turn. Quindi una volta che stato utilizzato e poi viene rievocato, lo può riattivare comunque. Evoca il Trascend Dragon e questo è il punto di non ritorno, perché a questo punto l'Adas non può più attivare nessun effetto. È completamente nelle mani del signor S, che poi rievoca dal cimitero Baden Dragon, perché sono stati dichiarati più di tre attacchi. E spaccando poi il regen, tra l'altro, e continua a picchiare. Synchro 10, fa il Trident che non entra nemmeno, perché l'Adas decide di ammucchiare. Quindi primo game, diciamo uno start debole di Buster Blader. Tra l'altro, ragazzi, vabbè, no, non c'aveva start di nessun tipo, c'aveva delle carte per interrompere la combo. Probabilmente qui il Daruma sarebbe stato meglio farlo in battle phase e non essere così greedy con quella droppet, perché facendo il Daruma in battle phase si sarebbero coperti i mostri e non avrebbe potuto rievocare al cimitero con un Fadra che poteva portare quella trappola, quindi non riusciva a fare la full combo. Invece è stato un pochino ridere, aveva la droplet e purtroppo c'era la risposta del crossout, che in effetti è un po' inaspettato il crossout su droplet. Tra l'altro molto interessante la scelta di giocare rivalità di main da parte di Tempai Dragon e invece di main il Daruma Cannon dall'Adas. Davvero interessante, vediamo chi sceglierà soprattutto di andare per primo adesso, perché l'Adas potrebbe anche mandare primo tranquillamente Tempai. E qui ci sono i mind game, perché Tempai sicuro ha delle carte per andare primo, lo mandi primo, lo mandi secondo, però è sempre rischioso. Invece con un deck come Buster Blader, che se entra la fusione praticamente Tempai non riesce a fare nulla. Vediamo che combinerà e chi va primo. Va primo Buster Blader, parte con la normal del Black Metal Dragon, che viene prontamente incado via per lo Striker Dragon. Striker che non so se attiverà l'effetto, non sembra, quindi attiva solo il metal da cimitero, che aggiunge il metal grosso, nomi tecnici, che viene evocato special rimuovendo lo Striker Dragon. Attiva l'effetto per rievocare al cimitero il metal, link 2, sfere, quindi classiche sfere. Vedo tante trappole tra l'altro nelle mani di Ladas. Decide di settare due e mi sa che passa qui perché passa il deck, se lo fa smazzare. E vediamo come inizia Tempai Dragon. Prosperity, sta Prosperity incollata alle mani di Tempai. Rivela 6, rivela presso molto male, un Veler, uno Shifter, una Ogre, un altro Veler, praticamente 4 carte morte per adesso. Un Chundra però è una belle molto forte nel matchup contro Buster Blader, perché può prevenire l'entrata sia del Buster Dragon che volendo anche della fusione, perché la trappola viene mandata al cimitero col prologo, poi si rimuove di costo, però per fusionare rimuove i mostri con l'effetto. Quindi decide di prendere la Bell, avrà di sicuro un altro starter, arriva pure l'Imperma, quindi negate queste sfere che potranno comunque tributarsi ma non rimbalzeranno a niente, però evocheranno a deck. Attiva la terreno e attiva subito anche l'effetto a terreno per aggiungere e scartare. Stavolta se lo ricorda di scartare. E scarterà. Niente, perché si è dimenticato di nuovo. Evoca il Pydra. Ok, si sono resi conto, quindi scarta Bell. Quindi aggiunto sembra il Pydra. Lo evoca e aggiunge questo Pydra di nuovo. Sempre immune. Riaggiunge sempre la rapida, il Kaimen. Quindi abbiamo tutti i tool per fare la full combo. Tra l'altro vedo un'altra Bell nelle mani del signor S. Evoca special Chundra e arriva subito una trappola che non riesco a identificare bene. Sembra sia di Barrier, chiamo sincro, che potrebbe porre fine al turno del signor S. C'è da dire però che è una carta
un'arma a doppio taglio per un mazzo che fa sincro, perché fa il Bastard Blader, il Bastard Dragon, scusate, è molto importante, perché se non puoi attivare il prologo, se non puoi fare il Bastard Dragon, non puoi attivare il prologo e quindi non puoi nemmeno mandare di costo le carte al cimitero, quindi entra in battle comunque il signor S, picchia le sfere, sfere, viene attivato l'effetto, viene attivato l'effetto cimitero e porta il Magnamut, Magnamut che darà follow up, vedremo se risponderà il signor S con una belle magari, perché si può utilizzare sull'effetto di Magnamut, perché ha sia da deck che da cimitero. Invece arriva il Crossout, quindi decide di tenere belle, che è una carta molto molto forte comunque contro la strategia Buster Blader, e nega questo follow up all'Adas, che non perderà in questo turno comunque, perché sotto prospetti, senza sincro da parte del signor S, è impossibile chiudere. Però entra con questo Phadra, quindi picchiano Phadra e Pydra che fanno 1500 danni più o meno, sono smezzati, quant'è? 1600 danni forse dalla prospetti. Main phase 2, anche qui arrivano le sfere, sfere da una parte, sfere dall'altra. Abbiamo la terreno, sappiamo che il signor S ha una belle in mano. Tra l'altro, Phadra, finché è scoperto sul terreno, i mostri fuoco drago del signor S non possono essere distrutti in battaglia. E sembra che questa sia la fine del turno del signor S. Vediamo se verrà attivata la settata dall'Adas. No, decide di andare al turno successivo, quindi vediamo, perché questo è un turno sicuramente decisivo. L'Adas deve ribaltare questa partita oppure è finita per lui, perché Tempai Dragon con tutto quel setup, il turno dopo di OTK di sicuro. Arriva il Trap Trick, curioso non l'abbia attivato il turno precedente, che bandisce il prologo per settare il prologo, attiva il prologo, manda la deck al cimitero il Buster Blader più le memorie, attiva anche le memorie per fusionare e arriva la belle, ragazzi. Arriva la belle che nega queste memorie, quindi entra solo il Bastard Dragon, che senza la fusione di Bastard Blader fa ben poco, però attiva il secondo effetto di Bastard Dragon che rievoca un Cavaliere alle Lame e arriva le sfere. Non so se siamo in battle, penso siamo ancora in main phase, che rimbalzano il Bastard Dragon. Non so se sono tornati indietro, ma no, non penso. Ok, le sfere rimbalzano in Bastard Dragon e poi attivato l'effetto di sfere che porta da deck un Pydra che riassicura il follow up a Tempai Dragon. Questo Cavaliere Lame fa ben poco. Mi sembra abbia un effetto che se distrugge in battaglia un mostro l'avversario lo può equipaggiare e poi dopo, una volta per turno durante main phase, un effetto non rapido, si può mandare un mostro equipaggiato e distruggere tutti i mostri dell'avversario con lo stesso tipo del mostro che ha mandato. Però qui vi ricordo che tutti i mostri in questo momento controllati dal signor S sono indistruttibili in battaglia e tra l'altro non prende nemmeno danni dalle battaglie, quindi fa ben poco. Potrebbe essere un materiale magari per SP con una normal e qualcosa per togliere questo Phadra, e invece entra in battle e picchia una mossa strana, molto strana, perché adesso questo Phadra può rievocare dal cimitero il Chundra e sta picchiando di nuovo. Non sapevo nemmeno che picchiasse più volte quel coso, e però così il Chundra evoca da deck un altro Chundra. Non so se è un piano per togliere tutte le carte con un Rajeki, ma è andato primo l'Adas, quindi non penso che giochi nulla del genere. Tra l'altro adesso siamo ancora nella battle phase e Tempai Dragon può sincronizzare rabbia non solo nella propria battle phase, ma anche nella battle phase dell'avversario. Quindi adesso abbiamo una marea di materiali, possiamo fare un sacco di sincro. Viene attivato l'effetto Chundra per sincrare. E entra il Baden Dragon che reborna un altro Tempai Dragon. E rievoca il Pydra, che è già attivato il proprio effetto, quindi perlomeno questo non cambia nulla, però possiamo comunque fare altri sincro. Abbiamo adesso un tuner di livello 7 e un tuner di livello 4, quindi possiamo fare di tutto e di più, volendo anche un dispater. Barone non più, se n'è andato e non ritorna più, probabilmente. Invece decide di sincrare con Chundra, quindi fa un altro sincro 7, entra il Rose Mullet Dragon, che è un sincro 7 luce questa volta. Sempre drago comunque, quando sull'entrata è quando l'avversario evoca un mostro di livello 5 superiore, vi permette di rimbalzare un mostro evocato special dall'avversario.
in mano. Quindi vedremo se arriverà una Evelyn. Non so a questo punto l'Hadas che può fare, perché di sicuro il suo turno è finito. Mette due carte coperte. Due carte coperte e termina il turno. E ragazzi, la vedo grigia per Buster Blader. La vedo veramente, veramente, veramente grigia. Decide di iniziare il suo turno. Il signor S con... sembra un link, un sincro. Comunque... un sincro 10. Mi sa che non ci sono più link, tra l'altro, nell'extra deck. Tutti i banditi di Prosperity. Entra il Transcendent Dragon. Se questo entra, ragazzi, in Battle Phase l'Hadas non potrà attivare più nessuna carta, nessun effetto. E quindi la partita finisce qui, perché è rimasto con 6.350 life points. Basta una qualsiasi normal. Abbiamo ancora l'effetto terreno per aggiungere un mostro tempale deck. Ma arriva il giudizio solenne che nega l'evocazione. Quindi questo Transcendent Dragon è andato per sempre. Probabilmente l'unica copia nell'extra deck del signor S. E se ne va, però paga a un costo veramente pesante, perché sono 3.175 life points rimasti. Attiva la terreno per aggiungere e scartare. Aggiunge quello che sembra un Chandra e scarta Lightning Storm. Evoca normal Chandra, come lo vogliamo chiamare. E sembra che voglia entrare in battle per picchiare. E qua la partita, ragazzi, se non c'è una set buona è finita. Arriva di nuovo il Trap Trick, che non può prendere un altro prologo, perché sono finite copie di prologo nel deck praticamente. E arriva però il Daruma. Quindi forse siamo ancora in main phase. No, penso siamo in battle. Non penso abbia griddato come prima, quindi picchia. Arriva il Daruma Cannon, che copre tutto questa volta, perché siamo in battle. Quindi guadagna un altro turno forse, con 3.000 life points rimasti. Però c'è la rapida, c'è il Kaiman, ragazzi, e se questo Kaiman risolve potrebbe essere chiusa la partita, però evoca non un Phadra, bensì un Pydra che va ad aggiungere un altro Kaiman. Probabilmente post side sono finiti i Phadra, ma rigioca solo un Phadra nella lista, quindi non può chiudere, ragazzi, non può chiudere. Questa è la sua ultima summon, sono 1700 danni, e riscopre il Mullet perché non aveva dichiarato un attacco prima. Quindi abbiamo comunque un'interruzione, abbiamo il Phydra, però ci siamo finite le risorse nel deck. Cioè abbiamo il Kaiman che è rimasto, Chundra sono finiti tutti, Phydra mi sa anche, tra l'altro. Qui sono finiti i mostri per Tempai Dragon. Buster Blader potrebbe portarsi a casa questa partita. Veramente, veramente a caso. E invece no, ragazzi. Ha il Buster Blader in mano, rimbalzato da prima. Un'altra trappola, mi sa... troppo viola, un altro giudizio solenne e un'altra carta non riesco a riconoscere. Quindi ragazzi, Tempai Dragon si porta a casa questo Open della Grecia, ragazzi. E chi se lo aspettava Tempai Dragon che facesse 9-0, ragazzi, 9-0. La vera sorpresa è stato Buster Blader. È un peccato non aver visto la combo. Vediamo tra l'altro un Hit Wave nella side di Tempai Dragon. Ragazzi, questo deck ha performato. Mi toccherà fare un video su come counterarlo il deck. Dai, lo faccio, come usare le entrap e le interruzioni per fermare questo deck. E ragazzi, come al solito, spero che il video vi sia piaciuto, vi sia stato utile. E ci vediamo al prossimo video. Bye bye, guys.